Nel paradiso, il primo personaggio, il primo beato che si incontra è Piccarda Donati, no? Come in fondo è la prima dannata, il primo dannato in generale che si incontrava nell'inferno, che parlava insomma dell'inferno, era Francesca. Ora qui è un personaggio naturalmente completamente diverso da Francesca, un personaggio che si presenta in questo punto iniziale del paradiso, nel cielo della luna, tra gli spiriti inadempienti, cioè che non sono riusciti non hanno raggiunto l'adempimento dei loro voti, si presenta con una sorta di apparire e disparire, perché nel paradiso non si vede mai il volto dei beati, no? Che è sempre Dante è sempre accecato dalla luce eccezionale che si emanano, no? Solo qui, in questo cielo della luna, ci sono dei barlumi di evidenza fisica, cioè ciò che si vede e non si vede, che appare e che sparisce nello stesso punto. E la cosa viene presentata con un'immagine veramente molto molto suggestiva: quali per vetri trasparenti e terzi, ovver per acque nitide e tranquille, non si profonde che i fondi sien persi, tornan di nostri visi le postille, debili sì che perla in bianca fronte non vien mentosto alle nostre pupille. Ecco, addirittura, no, questi volti che appaiono a Dante, no, sembrano simili alle immagini che vengono date dai volti nostri che si specchiano nelle acque, insomma, no? Nelle acque nitide e tranquille, no? Vengono solo immagini, postille, piccoli tratti dei volti, no? E tra l'altro c'è un'altra, oltre questa dell'affacciarsi dei volti che si vedono specchiati nelle acque, c'è anche un'altra similitudine particolarmente affascinante, no? Che è quella dei visi, delle perle in bianca fronte, insomma, no? Come una perla, come si vede e non si vede, no? Una perla sulla fronte di una donna, di una bianca fronte. Ecco, appare così Piccarda e suscita una sorta di esitazione di Dante, che crede che quelle immagini siano immagini specchiate, quindi si rivolta indietro, no? Perché vede queste immagini baluginanti così, insomma, no? Invece no, stanno davanti, sono gli spiriti stessi che così si presentano a lei. Quindi ecco, il personaggio si presenta sotto questo segno di indeterminatezza, no? E che sarà poi un'immagine di remissività femminile, insomma, no? Perché è stata costretta dalla violenza maschile a rinunciare ai voti che aveva preso, infatti si era ritirata in un convento di Clarisse, lo racconterà subito a Dante, no? E da lì era stata sostratta per costringerla a un matrimonio, insomma, uomini poi abituati più al male che al bene, fuor mi rapiron della dolce chiostra, Iddio si sa qual poi mia vita fusi, quale fu poi la mia vita, insomma, no? Ecco, una vita costretta, no? Una vita votata, no? al rapporto col divino, alla dimensione monacale, no? Che è stata bloccata da questo intervento della famiglia poi, no? E soprattutto del fratello, che è un nemico di Dante, Corso Donati, no? Mentre l'altro fratello, Forese Donati, viene da Dante incontrato nel purgatorio, nel girone dei golosi del purgatorio, anche lì intrattiene un lungo colloquio con lui, no? Ma Piccarda, no, si presenta come un'immagine, potremmo dire, quasi, ecco, forse un po' forzando le cose, ma è il fascino che ha il personaggio a posteriori per noi lettori, indipendentemente dal contesto dantesco. Ecco, forzando le cose, potremmo dire quasi una immagine di malinconia paradisiaca, no? Proprio sta lì, proprio, no? In fondo, no? E sta poi
e qui giustifica però questa sua condizione, no? Sta poi nel luogo dove i beati sono minori, insomma, no? Sono più lontani da Dio in un certo senso, no? Però questo non è motivo di sofferenza o di dolore, perché dice Piccarda, no? L'orizzonte dei beati è quello dell'identificarsi con la volontà di Dio, nella sua volontà è nostra pace. Ecco, lei che accetta la sua condizione, come è stata costretta nella vita ad accettare, no, la condizione matrimoniale, no, mentre voleva e aveva cominciato con la vita monacale, così ora accetta praticamente, no, questa dimensione di noi potremmo dire, esagerando, non è certo questo il punto di vista di Dante, no? Beati di secondo grado, insomma, beati marginali, no? Ecco, non è così, appunto, perché l'importante è l'identificazione con la volontà divina, no? E quindi col raggiungimento comunque di una pace. Quindi ecco, Piccarda si presenta così come una persona che ha avuto una vita deviata, insomma, no? Che si trova, insomma, ora nella beatitudine del paradiso, ma in seguito a questo orizzonte, no? Ora appare sparendo in un certo senso, come è apparsa sparendo nella vita, ha vissuto una vita che è stata sempre opposta alla sua volontà, no? E ora la sua volontà però si identifica finalmente con la volontà divina, no? E in un tripudio poi che si afferma in maniera affascinante nel suo allontanarsi dalla visione di Dante, no? Come dice Dante con questi versi bellissimi. Così parlommi e poi cominciò Ave Maria cantando, e cantando vanio come per acqua cupa cosa grave. Ecco, vedete, avevamo la similitudine dello specchio d'acqua all'inizio, no? E nello sparire ora di Piccarda, no? Cantando vanio come per acqua cupa cosa grave, come una cosa pesante scende in fondo ad un'acqua profonda. Thank you.